La politica e il Movimento 5 Stelle presenta la sua squadra di candidati sindaco in vista delle amministrative del 26 e 27 maggio. Antonella Morelli. Su 17 comuni toscani che vanno alle elezioni il 26 e il 27 maggio, il Movimento 5 Stelle presenta i suoi candidati sindaco in 9 sfide amministrative. 7 candidati si sono presentati in una conferenza stampa. Michele Pinassi corre a Siena, Niccolò Rigacci a Campi Bisenzio, Francesco Bianchi ad Impruneta, Riccardo Ricciardi si presenta a Massa, Alberto Callaioli a Santa Maria a Monte, Maximiliano Bertoni a Viareggio, Valeria Antoni a Pisa. Altre 2 donne, Daniela Galeotti e Sara Stivelli, si presentano rispettivamente a Poggio Caiano e Ponte Buggianese. Problematiche locali a parte, il movimento si impegna per la trasparenza amministrativa, per la partecipazione dei cittadini, per portare alla luce quelle che definiscono le magagne delle varie amministrazioni guidate dai partiti e promettono soprattutto attenzione ai problemi ambientali, in taluni casi ridando la parola ai cittadini con i referendum. Alle prossime amministrative i 5 Stelle puntano a confermare le percentuali di voto raggiunte alle politiche. Considerando che alle scorse politiche 580.000 cittadini sul territorio toscano ci hanno accordato la preferenza, diciamo che consideriamo queste elezioni come un test politico di riconferma di queste percentuali, che si aggirano più o meno sul 20%, 25% fra Camera e Senato in Toscana. Nella campagna elettorale delle amministrative arrivano i leader nazionali. Beppe Grillo sarà il 23 maggio prima a Massa e poi a Siena. Sempre a Siena lunedì.